Una complessa attività investigativa svolta dalla squadra di polizia giudiziaria del compartimento Polizia Stradale Piemonte Valle d'Aosta di Torino, coadiuvata dal personale delle sezioni Polizia Stradale di Asti e di Alessandria, ha consentito di individuare i responsabili di alcuni furti ai danni delle casse automatiche di esazione e pedaggio presenti presso alcuni caselli autostradali. L'indagine, che è stata avviata nel luglio del 2017 a seguito di un furto commesso presso la barriera autostradale di Casteggio, in provincia di Pavia, sull'autostrada Torino-Piacenza, ha portato all'individuazione degli autori di questi reati. Si tratta di un nutrito gruppo di origine rom che risiede in insediamenti presenti tra Torino, Asti e Genova. Complessivamente 10 persone che agivano nottetempo e con preoccupante regolarità attraverso un consolidato modus operandi. A bordo di una o più auto rubate per l'occasione o intestate a prestanome italiani, attraverso la viabilità ordinaria giungevano in corrispondenza del casello autostradale da depredare. Qui gli stessi, tutti a volto coperto da passamontagna e con indosso guanti da lavoro, dopo aver bloccato l'accesso delle corsie di uscita prese di mira ed eventuali veicoli in transito, dapprima forzavano le porte di accesso ai locali dove erano contenute le casse automatiche, quindi asportavano le stesse con il contenuto di denaro. I malviventi, a furto consumato, abbandonavano i mezzi rubati e, a bordo di altri veicoli, facevano ritorno presso le rispettive residenze. In totale sono stati accertati almeno 30 furti con le modalità descritte, avvenuti presso caselli delle autostrade in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna. L'11 dicembre, due appartenenti alla banda sono stati tratti in arresto. Entrambi risiedevano presso Campi Nomadi nell'Astigiano. L'attività di indagine è tuttora in corso ed è al vaglio degli inquirenti l'emissione di ulteriori provvedimenti restrittivi a carico di altri indagati. Davanti alla direzione GTT a Torino, il presidio dei sindacati di categoria. Sì, siamo qui per fare un presidio perché le nostre istanze di partecipare alle sorti future di questa azienda fino adesso sono state inevase, sia dalla proprietà che delle istituzioni. E il terzo sciopero noi chiediamo di partecipare attivamente a ciò che interesserà o alle sorti future di questa azienda. L'umore dei lavoratori, quali sono le sensazioni? L'umore delle persone è molto giù, perché non si capisce come affronteremo il futuro e se futuro ci sarà per il trasporto pubblico di questa città e di conseguenza il loro posto di lavoro. Concretamente cosa sperate che succeda nei prossimi mesi, nei prossimi periodi? Non sappiamo, appunto per questo noi chiedevamo un tavolo di regia con le istituzioni, azienda e parti sociali. Questa è la terza azione e continuano a non ascoltarci. Questo non è accettabile per le persone e noi che rappresentiamo non solo 4.600 dipendenti di questa azienda, ma anche tutti i cittadini che quotidianamente fanno uso del trasporto pubblico locale. Ad oggi non sappiamo ancora se si salva questa azienda, se non si salva. Abbiamo solo assistito attraverso delle informazioni degli organi di stampa che palleggiano politicamente il futuro di questa azienda. Presentazione delle linee guida CISMAI nei casi di violenza assistita. Il CISMAI è il coordinamento italiano servizi maltrattamento all'infanzia. Perché questo appuntamento? Questo appuntamento noi abbiamo revisionato le linee guida che sono praticamente delle linee operative, quindi sono rivolte agli operatori e alle professioni di aiuto che approcciano il maltrattamento all'infanzia. Il CISMAI è stato il primo che ha portato l'attenzione in Italia su questa forma di maltrattamento. Sono i bambini e i ragazzi che sono testimoni del maltrattamento sulle madri.
per la prima volta nel 2003, poi nel 2005 abbiamo fatto queste prime linee operative che praticamente declinano gli interventi più adeguati per aiutare questi bambini che vedono appunto e assistono al maltrattamento sulle madri. In questa, diciamo, revisione che è del 2017, noi inseriamo anche un fenomeno che purtroppo in questi anni si è molto evidenziato, che è quello degli orfani speciali, cioè di quei bambini e ragazzi che assistono all'omicidio della madre, e lei può ben capire che tipo di trauma questi bambini provano. Quali sono concretamente queste linee guida, i contenuti? Allora, i contenuti, le dicevo prima, dovrebbero aiutare gli operatori, quindi assistenti sociali, psicologi, medici, educatori, quando incontrano le situazioni di violenza domestica, oltre all'intervento sulla madre, di avere un'attenzione particolare ai figli che assistono alla violenza, perché loro sviluppano un trauma che deriva proprio dal fatto di vedere maltrattato il loro caregiver, cioè la figura di riferimento. Quindi nelle linee guida sono declinate le varie fasi, come si rilevano, quindi come ci si accorge che ci sono queste situazioni, che tipo anche di interventi di protezione mettere in atto, non solo chiaramente interrompendo la violenza, ma anche con tutta una serie di interventi che vanno proprio a proteggere l'incolumità psicologica e fisica dei bambini. E poi noi insistiamo molto sul fatto che questi bambini devono essere aiutati ad elaborare questo tipo di trauma, anche perché se non si interviene il rischio grosso è che questi bambini apprendano dei modelli violenti e possono nella loro vita riproporli. A Torino la consulta per le persone in difficoltà presenta il convegno dal titolo Tutti clienti, buone pratiche di accoglienza e accessibilità. Perché questo appuntamento e quali sono stati i temi al centro? Questo appuntamento è una serie di appuntamenti che noi stiamo facendo per la giornata internazionale delle persone con disabilità, che è stata il 3 dicembre. Ovviamente noi ormai da anni che non facciamo solamente eventi il 3 dicembre, ma in tutto il mese di dicembre, e oggi siamo qua proprio per parlare del commercio, perché vogliamo far capire al mondo del commercio che la persona con disabilità è una persona, quindi può essere anche un cliente, anzi deve essere, vuole essere un cliente, però per essere un cliente è importante che possa entrare in quel negozio. E quindi noi oggi abbiamo consegnato una vetrofania che dice qui non ci sono barriere, chiedete all'interno della rampa, perché molti negozi hanno una rampa all'interno e però il disabile non lo sa. E quindi quella vetrofania permette al disabile di poter chiedere la rampa. Secondo, un manuale che dà dei principi di accoglienza, perché interagire con una persona con disabilità cieca, sorda o in carrozzina è importante capire come interagire, perché molte volte la persona che non è abituata a un confronto con la persona con disabilità può essere imbarazzata, non sa come interagire. Ecco, quindi abbiamo consegnato quindi un manuale di buona accoglienza che serve al commerciante, ma serve a tutti i cittadini, e la vetrofania con un altro Deplian dove c'è scritto qui non sono barriere ma solo sorrisi. Questo perché? Poi per il fatto che noi vogliamo che la persona con disabilità in Torino, ma non solo in Torino, si autodetermini, che possa girare per Torino in autonomia e non sempre chiedendo l'aiuto, mi faccia salire per entrare nel negozio. Quindi io credo che oggi, insieme all'associazione di categoria, Confesercenti, Ascom, insieme anche al presidente di Via Po, che si è preso l'impegno entro il 2018 Via Po sarà tutta sbandierata, e a incontri di formazione e di sensibilizzazione che si farà nel 2018 sempre con il commercio, penso che oggi sia stata una data importante. È ovvio che sono passati 10 anni da quando noi abbiamo lanciato Via il Gradino, non dico che non si è fatto nulla, però oggi con le associazioni di categoria, col comune e con voi, perché è importante oggi voi anche della comunicazione, il nostro partner è Cronaca Qui, che ha stampato le vetrofanie, ha stampato i Deplian, e partirà anche presso il suo giornale una campagna proprio per sensibilizzare la cittadinanza su chi sono le persone con disabilità, quali sono i suoi diritti. Questo oggi credo che abbiamo fatto un passo importante.
presente a questa iniziativa di Federmanager e dell'Associazione Industriale di Novara, perché CDC è un'azienda che oltre ad essere accreditata col Sistema Sanitario Nazionale è convenzionato con i fondi sanitari integrativi e quindi anche con i principali fondi FASI e ASIDAI dei dirigenti di industria. Sono dei momenti importanti perché permettono veramente, oltre che a aggiornarsi su quelle che possono essere dei nuovi trend sia tecnologici che di mercato, anche di confrontarsi ovviamente con i colleghi e di vedere anche quali sono veramente le direttive attuali, che sono quelle che porteranno veramente il mercato ad essere importante per loro sostanzialmente. Diciamo, siamo nell'era digitale, no? Diciamo, gli eventi anche di questi ultimi anni, mesi, la crescita anche in termini di valore, ad esempio, di alcune multinazionali del digitale che diciamo a sorpresa magari hanno superato in valore anche colossi, no, dell'economia tradizionale, fanno capire che siamo profondamente all'interno della trasformazione digitale. Le aziende hanno bisogno di capire, approfondire questo tipo di approccio ed eventi come questo di oggi pomeriggio aiutano le imprese a capire, diciamo, cosa gli manca, qual è il gap magari, no, di differenza, no, fra quello che dovrebbe essere un'impresa digitale e un'impresa magari che nel tempo ha avuto un'evoluzione più normale, più tradizionale. Deve essere un soggetto che sa usare gli strumenti del giorno di oggi, che sono in utilizzo da tutti, ma mancano proprio i manager che sappiano utilizzarli e fare le giuste strategie in virtù dei tempi attuali, che permettono di esplodere o di fallire, e quello che mancano sono gli strateghi, non mancano gli smanettoni. E la formazione è un aspetto importante nella carriera e nel corso professionale del manager. È importante specialmente nella dimensione in cui stiamo vivendo adesso, che è quella del cambiamento permanente. Federmanager come organizzazione della rappresentanza del capitale umano, questo l'ha già nel suo programma. Confindustria anch'essa è d'accordo nel far sì che questo venga sviluppato in futuro. Dal mio punto di vista, fondamentalmente, qual è l'obiettivo di Digital Building Blocks? L'obiettivo di Digital Building Blocks è quello di creare un ecosistema dove fondamentalmente la cultura del digital viene un pochino trasmessa agli imprenditori, ai manager, che in realtà devono essere i leader di questa trasformazione digitale. Quindi le caratteristiche fondamentalmente sono quelle di conoscere le tecnologie, conoscere come i grandi del mondo del digital si stanno muovendo, essendo anche consapevoli che questi grandi esistono da 15 anni, da 8 anni, quindi non è tutto segnato, non è tutto scritto. Un momento importante perché non solo c'è un momento di vicinanza con le aziende, in quanto oggi facciamo l'assemblea, l'ottava assemblea del Polo Innovazione Tessile, ma soprattutto perché al termine dell'assemblea andiamo a presentare dei progetti operativi solo di associati al Polo con questo Innovation Edge, che è una formula nuova, ricerca e innovazione che è stata portata sul campo dai nostri associati. Quindi per quello è una giornata particolare oggi. 2017 è stato un anno importante per Pointex Città Studi, perché siamo riusciti in un anno di difficoltà e di reinizio, perché era il primo anno di un nuovo ciclo, a portare per le aziende un incremento notevolissimo di contributi e di finanziamenti. Crediamo di aver dato modo alle aziende di usufruire di più servizi rispetto al passato. E poi c'è un punto importante: l'anno 2017 è servito a Pointex per creare insieme con SMI e con altre realtà i presupposti per arrivare alla fine di novembre alla costituzione del cluster Made in Italy, di cui Città Studi Pointex sarà la segreteria operativa fino al 2019, quindi per il primo biennio. Direi che questo è un risultato fantastico.
Allora, Giunta di Cesta Studi, come per tutte queste tipologie di organizzazioni, è fondamentale, perché grazie a un punto di raccolta come il Point qui alla Città Studi e ovviamente la partecipazione di tutti noi associati e dei vari visitatori clienti, ci può permettere in poco tempo di essere a contatto con tantissime persone. Io sono stato il primo fra tutti dei relatori, ma vista diciamo l'importante partecipazione, vedo appunto la sala che è praticamente colma di persone, credo che sia una giornata più che positiva. Nel mio intervento oggi presenterò un prodotto antifiamma, un prodotto particolare, un materiale denominato COEX che è stato sviluppato nel corso della ricerca nella mia società, che viene incontro alle necessità crescenti di un mercato che richiede un prodotto antifiamma ma che abbia anche delle particolari qualità di comfort, unite anche un'attenzione particolare nel mondo ambientale e la sicurezza delle persone che lo andranno a utilizzare. Noi siamo venuti qui a raccontare un po' quello che fa Sparco a tutto tondo. Come potete vedere, abbiamo due prodotti iconici, quindi abbiamo da una parte le tute e dall'altra i sedili, che sono un po', se vogliamo, i due prodotti che da sempre hanno contraddistinto anche l'eccellenza di Sparco. Valore aggiunto sicuramente che da Città Studi con Pointex, questo evento di Innovation Day, è poter unire diverse competenze, diverse aziende, di diversi settori in un'unica esperienza, scambiandosi appunto delle opinioni di settore. Andrea Gesotto, vice sindaco di Volpiano. Da queste manifestazioni partono l'integrazione. L'integrazione avviene in pratica grazie a queste manifestazioni che queste associazioni di volontari hanno portato avanti. E soprattutto parte già dalle scuole con i bambini, infatti si può notare quanti bambini sono presenti qua oggi in piazza, e questo può non far che bene anche al nostro comune, perché grazie all'integrazione e alla collaborazione si può ottenere risultati migliori. Non solo cittadini italiani o rumeni, ma europei? Sì, soprattutto europei. Sicuramente ci sono state ormai da 20 anni a questa parte delle emigrazioni dai loro paesi d'origine in paesi, diciamo, economicamente più evoluti come Italia, Francia, Germania. Però non dimentichiamoci che tutte queste nazioni fanno parte dell'Europa e bisogna lottare e combattere in senso lato per avere un'Europa equa per tutti quanti, e tutti quanti cittadini europei con le stesse regole.